Buon pomeriggio, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della gara Frosinone Perugia. Come sempre, vostro nome e nome della testata. Grazie. Ciao, buonasera, mister Francesco, grazie della Nazione. Volevo partire dalla specialità di Struna, un giocatore che conosci, e cosa ti può dare. Grazie. Allora, Struna è un giocatore, un difensore centrale che può ricoprire indipendentemente tutti e tre i ruoli del centrale. Allora io ho avuto il primo anno che venivo in Italia a Varese, quasi 10 anni, 8 anni fa, non parlavo ancora italiano, quindi ero ragazzino. Poi l'ho avuto a Capri, giocava anche Tessino, però lui adesso è diventato un difensore centrale e può giocare tutti e tre i ruoli della difesa perché calcia con tutti e due i piedi. Il giocatore strutturato, la possibilità, forse in gioco vero, ecco, speriamo ci possa dare una mano. Questo sinceramente faccio fatica a dirlo perché è venuto da due giorni, appena un po' di tempo, lui come tutti i giocatori che stanno fuori, diciamo, si allenano da soli, però il ritmo gara è quello che è il termometro vero per quanto riguarda la condizione del giocatore. Lo prenderà giocando perché adesso non si possono fare più bottiglie di teori, quindi non diamo, verrà inserito e cercheremo di portarlo prima possibile, una condizione accettabile. Buon pomeriggio, mister Carlo Forcinetti, dottore di Umbria. Le chiedo invece com'è la situazione legata al ruolo di Angela, se può darci il suo punto di vista su questa questione. Momentaneamente non sono disponibili e quindi aspettiamo, vediamo un po'. Vediamo quello che succederà in questo giorno. Carlo Giuletti, che partita si aspetta a Frosinone, a casa della capolista? Sicuramente la partita è molto difficile, Frosinone viaggia col vento in poppa, prima in classifica, una squadra giovane costruita con intelligenza, e soprattutto sta facendo molto bene, però Candela Servi ci insegna che nessuna partita è impossibile, sia impossibile perché Servi è molto equilibrato, talmente livellato che sia le prime possono perdere con le ultime e le ultime possono vincere con le prime, quindi qualsiasi pronostico secondo me rischia di essere fallace. Ma io l'hanno giocato, quindi non cambiava come quello di Servi che è appunto bello appassionante apposta per questo. Morale dei ragazzi? Morale, abbiamo lavorato bene con l'impegno, c'è la volontà di tirarsi fuori questa situazione. Più che morale conta, diciamo, ecco, la volontà che i ragazzi mettono in misura dell'allenamento per poter acquisire una condizione migliore possibile, appunto per essere sempre all'altezza e migliorare, perché chiaramente noi sappiamo che dobbiamo crescere e migliorare per poter recuperare in questi film. Enrico Panelli, Perugia pure, tipo, le chiedo se c'è una ragione particolare perché la partenza è stata anticipata, grazie. No, non c'è, l'aspetto è lungo, è una partita che magari andiamo in pullman, ha l'occasione per poter stare ancora più un giorno insieme, per essere più concentrati e magari più riposati il giorno prima della gara, perché comunque quattro di pullman a volte possono pesare, ecco, si va sempre un giorno anche per evitare un incesto di stress. Mister Antonello Ferroni, Messaggero, in settimana è arrivata la novità del nuovo direttore sportivo Castellini, volevo sapere se li conoscevate. Lui ha detto di averla cercata un paio di anni fa, se lo conferma, e ecco che tipo di rapporto di questa cosa, che cosa pensa che possa dare a questo periodo. Allora, intanto è una figura che ci voleva, la sua carriera parla per lui, il suo scusso, il suo curriculum è sotto gli occhi di tutti. Io sono contento e felice del suo arrivo perché è un uomo di esperienza, un uomo di calcio. In questi primi giorni che ho avuto contatti con lui mi sono trovato molto bene, perché tanto parlando per il DS ci deve essere anche un certo feeling. Vedo che è vero che mi aveva cercato un paio di anni fa, prima quando lui era a Palermo, io poi mi sono di andare a Salerno, ma io ci ho anche preso da Salerno, però
insomma, ecco, siete felice, però ecco, questo significa che comunque sarebbe stata una bella opportunità anche andare a Palermo, perché Palermo è una bella strada anche alla quale tutti gli allenatori ambiscono. Alla luce anche di un approccio dal mio punto di vista, insomma, non all'altezza dell'appuntamento precedente, ma c'è una consapevolezza nella squadra che è arrivato il momento di dare qualcosa in più? Assolutamente sì, perché noi questa partita qui purtroppo l'abbiamo, come si dice, i primi minuti non l'abbiamo toppati, non abbiamo un po' sbagliato, perché abbiamo questa cosa andare sotto, poi dopo è difficile recuperare, poi c'è stato l'episodio, che comunque gli episodi sono determinanti nello spostare gli equilibri sul risultato, poi essere sotto di un gol, non mi meno di andare un punto più difficile, più faticoso. Però ecco, c'è questa volontà da parte dei ragazzi, da parte nostra, di invertire questo trend. Sappiamo che dobbiamo, come posso dire, cambiare assolutamente marcia, dare una svolta, un taglio netto, che quello abbiamo fatto fino adesso. Questo ne siamo consapevoli. Allora, buongiorno mister Giancarlo Cascini, Umbria TV, le volevo chiedere questo, visto che lei è un uomo schietto, franco, e non ci piace lavorare con le persone, parlare con le persone che ti dicono le grandi verità. Allora, l'arrivo di Renzo Castagnini, che gli diamo davvero il benvenuto, una persona di esperienza, come ha detto lei, non ha bisogno di grandi presentazioni, ci auguriamo che sia una colonna importante per ritrovare forse quella serenità, che non è uno schema, ma è un valore molto importante in un ambiente che ha solo bisogno di invertire la rotta. Ma la domanda è questa. Con la sua enorme esperienza, perché noi pensiamo che lei è decano degli allenatori, tutti i suoi campionati vinti, 10, tante esperienze in Serie B, ma una partenza così difficile, ma come si può spiegare? Eppure lo stesso Castagnini ha detto che visitando la Juve, vedendo le strutture di Perugia, ha trovato molte cose belle, importanti. Quindi che cosa può essere accaduto al di là del momento di Rossi, Angela, no? Ci possono stare dei momenti difficili, ma perché non ci spieghiamo, anzi noi verifichiamo il fatto che dobbiamo andare a Frosinone, perché anche a Reggio praticamente la cosa sembrava una tappa difficile, poi è accaduto quello che speravamo e magari sabato se la stessa cosa. Allora, analizzare il perché di una partenza così difficile, così sbagliata, parlandoci chiaro, per certi aspetti, diciamo che intanto il campionato è cominciato prima rispetto agli altri anni, ma noi abbiamo giusto il cerchio, no? Dopo che abbiamo fatto 4 partite, il mercato. Questo comunque un po' triste, poi quando si parte con delle sconfitte, chiaro che è una squadra nuova, rinnovata, ha bisogno di trovare le sue stesse, che fa fatica a trovare quando perde le partite. Ci vuole del tempo per metterla a posto, il tempo adesso comincia a stringere, perché il tempo è tiranno, e ora che noi ci abbiamo una scadenza molto breve, perché le partite passano, siamo in ritardo e dobbiamo recuperare. Poi, ecco, questo qui dopo, ci sono stati anche tanti episodi non fortunati, non si prendono in esame, però col Bari si sbaglia il rigore sul 0-0, si sbaglia il rigore con l'Adernato sul 0-0. Anche le partite che potevano avere un esito diverso, l'episodio ci ha tirato contro e lì ha contribuito a creare come si posso dire, no? Una sorta di demoralizzazione, una sorta di poca fiducia. Poi cerchiamo di recuperare, ma soprattutto il campionato Serie B, appunto, è un campionato in cui ti dà la possibilità, pur nella sua complessità, di poter sperare di fare risultato con tutti. Più che altro una curiosità, si parlava anche di mercato, la chiusura del cerchio quando il campionato era effettivamente iniziato. Però il pacchetto arretrato, insomma, era lo stesso dell'anno scorso, che ha fatto un buon campionato, premesso che se si prende i gol non è solo colpa dei difensori. Ma c'è una spiegazione. Le annate non sono tutte uguali. No, prima, seconda cosa, poi gli anni passano per tutti.
poi all'inizio, diciamo così, insomma, su tante cose che magari secondo me affrontare, no, è difficile dire, non so se abbiamo fatto questo, se non facciamo questo, lo so, però secondo me a volte si va anche nel pensare che, c'è, che si possono ripetere certe prestazioni negli anni seguiti, invece non è così. Il caso ti insegna che il passato va subito chiuso una volta che, come si dice, non subito guardare avanti, non stare troppo a pensare a quello che sta là. In questo contesto di questa domanda, volevo inserire quest'altro, il fatto del Perù che prende sempre gol nel primo quarto d'ora del primo, che crea chiaramente, già c'è una squadra che ha la ricerca della sua identità, della sua fiducia, questo crea chiaramente un scoramento in giocatore. Questo approccio, come si fa per superare questa impasse? Allora, però te l'ho spiegato prima, noi abbiamo avuto anche delle ottime partenze, tipo col Bari, tipo con la Ternana, tipo col Parma, poi l'episodio ci è andato male, ha creato della demoralizzazione, e quindi lì dobbiamo capire, dobbiamo lavorare più chiaro sul carattere, sulla personalità della squadra, perché il gol lo può anche prendere, non è una morte nessuna, se si cade a dire, essere se stessi, sia che sia sopra, sia che sia sotto, sia che devi dare, montare, che se devi dare un bacio, quindi è un discorso di personalità, un po' ci può stare che lo prendi, però devi saper dare la giusta reazione, perché se no, insomma, ecco, le partite poi ti scrivono addosso. Grazie, buonasera.